Grande finale di stagione per Pievi Incontra. La rassegna di appuntamenti culturali, che ha portato grandi nomi del panorama culturale italiano a Pievi di Soligo, è volta al termine domenica 5 novembre, all'auditorium della Biblioteca Comunale. Ospite, un filosofo di fama nazionale, Armando Massarenti, che, dialogando con la giornalista Adriana Rasera, ha affrontato il tema vasto e delicato dell'amore, soprattutto nelle sue sfaccettature etiche. Un argomento che lo stesso autore ha indagato nel suo ultimo libro Metti l'amore sopra ogni cosa. Come può la filosofia aiutarci anche nella vita quotidiana e nelle vicende amorose, quelle passionali, quelle che poi creano un sacco di pasticci nella vita di tutti, ma poi soprattutto anche in tutte le situazioni che comportano un qualche genere di conflitto? Allora, Jean-Paul Sartre diceva che l'inferno sono gli altri. E qui c'è l'idea che di contrastare questa idea. Vero sì che forse nella maggior parte delle nostre interrelazioni con gli altri abbiamo grandi problemi, ma la filosofia ci può aiutare moltissimo a vivere in una sorta di universo amoroso in tutte le nostre relazioni. Si conclude questo primo ciclo di incontri con persone e personalità del mondo della cultura e del giornalismo che ci hanno fatto visita grazie all'impegno di Adriana in questi 5 appuntamenti e torneranno il prossimo anno. Infatti la rassegna è andata benissimo, è stata ben accolta dalla popolazione e proprio su questo esempio ci siamo già riproposti insomma un calendario per il prossimo anno e i personaggi li sveleremo all'inizio dell'anno insomma. Una serata in ricordo di Simone Benetton. Domenica 12 novembre al teatro La Loggia di Cison di Valmarino, l'associazione Penne Mozze e l'associazione Papa Benedetto XI, curatrice dell'archivio storico Simone Benetton a Valdobbiadene, hanno voluto commemorare il maestro trevigiano del ferro, scomparso un anno fa. La serata ha visto l'intervento del coro Ana di Vittorio Veneto, del critico Arthur Valerio, del presidente dell'associazione Penne Mozze Claudio Trampetti e delle autorità. L'arte è di tutti ed è strumento di coesione. Questo è il messaggio che Simone Benetton ha voluto sempre dare attraverso le sue opere. Una nuova testimonianza sulla Grande Guerra per Valdobbiadene. Presentato al pubblico sabato 4 novembre nell'auditorium della Biblioteca Comunale, il libro L'altra Caporetto, curato da Suora Albarosa Ines Bassani, religiosa ma soprattutto storica appassionata. Trascrizione di una cronaca di ricordi, il libro propone un punto di vista diverso della guerra, una storia al femminile, quella di Suor Gertrude, membro delle Dorotee, che raccontò quasi giornalmente cosa accadde alla popolazione durante l'anno dell'occupazione, il cosiddetto anno della fame. In particolare, il racconto di Gertrude ripercorre le vicende accadute a due comunità di suore Dorotee, quelle a cui apparteneva lei stessa, maestra della scuola comunale del paese, e quella delle sue consorelle, responsabili dell'orfanotrofio comunale Zanadio. Dopo il diario di Caterina Arrigoni, una nuova testimonianza del profugato di Valdobbiadene, vissuto dalla gente comune esattamente un secolo fa. Una serata omaggio ad uno dei più grandi compositori italiani, Claudio Giovanni Antonio Monteverdi. Uno dei principali innovatori che accompagnarono il passaggio dalla musica rinascimentale alla barocca. Monteverdi scrisse opere teatrali, vocali profane, madrigali e altre forme di musica, precorrendo i tempi con uno stile allora rivoluzionario. Nella serata di giovedì 30 novembre, l'associazione Amici della Musica di Valdobbiadene ha dedicato un approfondimento al celebre compositore in occasione dei 450 anni dalla nascita. Un'occasione per il pubblico di conoscerlo e sentire le sue opere grazie al soprano Giovanna Capretta, al tenore e musicologo Gabriele Rizzotto e al maestro Tarcisio Dalzotto. Atmosfera di festività natalizie a Valdobbiadene. Venerdì 1 dicembre, il coro Castel di Conegliano e la scuola primaria paritaria Santa Maria Assunta di Valdobbiadene hanno intrattenuto il pubblico con un concerto all'interno del Duomo del Paese.
La serata, realizzata a scopo benefico per la scuola, ha visto protagonisti nell'ultima esibizione i bambini che hanno cantato insieme al coro.